Ciao, sono Sbirbi e questo è il mio Panoramic Workout. Il mio amore per i viaggi e lo sport all'aria aperta mi hanno spinta a creare un progetto di esperienze di movimento a impatto zero per diffondere le bellezze del mio territorio. Lecco è la destinazione perfetta per chi ama l'outdoor. Credo nella sintesi tra un turismo consapevole e cittadini attenti. Il movimento stimola positivamente corpo e mente ed è fondamentale per trovare un equilibrio psicofisico. Grazie a questo programma potrai allenarti ovunque ti trovi. Spero di farti scoprire e apprezzare Lecco con occhi diversi, quelli di chi ogni giorno lo inizia con gratitudine. Ciao e benvenuti sullo splendido lungolago di Lecco. Ci troviamo qui in uno dei posti più suggestivi della città per eseguire il nostro allenamento. Siamo più o meno all'altezza dei gradoni e la piattaformina di legno è in mezzo al lago. Oggi eseguiremo 10 minuti di allenamento per gli addominali, faremo 45 secondi di esercizio e 15 secondi di pausa. Quindi, se siete a casa, prendete il vostro tappetino e siamo pronti a iniziare. Iniziamo il nostro allenamento. Faccio partire il timer. Il primo esercizio che eseguiamo è la bicicletta. 3, 2, 1, via. Spingiamo bene l'ombelico verso la colonna vertebrale. Attiviamo il core. Buttiamo fuori l'aria, quindi espiriamo quando portiamo il ginocchio verso il gomito opposto. Solleviamo una spalla alternandola all'altra e ci avviciniamo al ginocchio opposto. Una gamba si stende, una si piega. Tre, due, uno, stop. Recuperiamo per 15 secondi e ci prepariamo per il prossimo esercizio. Posizioniamo il gomito sotto la spalla, il ginocchio allo stesso livello del gomito, ci solleviamo e iniziamo con il side plank modificato. Spingo bene il bacino in alto e torno giù. Continuo a respirare. Attivo bene tutta la parte laterale della gamba che poggia e tengo il petto ben aperto, l'addome contratto, mi sollevo e butto fuori l'aria, espiro quando salgo. Mancano ancora 5 secondi, 2, 1 e stop. Andiamo a posizionarci dall'altro lato, quindi gomito sotto la spalla. Tracciamo una linea, lì si posiziona il nostro ginocchio e il nostro piede. Ginocchio sinistro, piede destro, mi sollevo, 3, 2, 1 e via. Mi godo questo allenamento all'aria aperta, mi fa sentire bene. C'è una giornata splendida. Se sono a casa lo faccio sul tappetino. Inspiro ed espiro, mi ricordo sempre di respirare. Attivo bene l'addome e anche il gluteo. Ognuno ha la propria velocità, tra 3, 2, 1 e stop. Il prossimo esercizio è il crunch. Di nuovo ci posizioniamo, spingo bene l'ombelico verso la spina dorsale, le gambe sono a 90 gradi, 3, 2, 1 e via. Salgo staccando le spalle da terra, espiro quando salgo.
5, 3, 1, stop. Appoggiamo i piedi a terra. Faremo un esercizio che si chiama sit-up. Tra 8 secondi, respiriamo. I piedi rimangono qui, se siete a casa potete infilarli sotto il divano. 3, 2, 1, via. Scendo, allungo le braccia in alto, salgo, mi avvicino con il petto alle ginocchia. Quando salgo, la colonna è bella dritta, il core attivo. Cerco di andare con il petto verso le mie ginocchia. Quando scendo, una vertebra alla volta. È un movimento lento. 4, 3, 2, 1 e stop. Rimango in questa posizione. Ci prepariamo per la fisarmonica. Sollevo i piedi, il petto ben aperto, scende leggermente, le ginocchia alte, stendo le gambe, salgo, tocco le ginocchia. Inspiro. Espiro. Tengo sempre il core attivo. Il petto ben aperto. Tra 4, 3, 2, 1, stop. Ci fermiamo. Il prossimo esercizio si chiama Russian Twist. Incroceremo le mani, formeremo una pistola, solleveremo i talloni da terra e via. Andremo a ruotare le spalle da una parte e dall'altra, cercando di toccare con le dita il pavimento. Se sono in difficoltà posso anche appoggiare i talloni. Abbiamo ancora 10 secondi. 4, 3, 2, 1, stop. Ci sdraiamo nuovamente. Possiamo appoggiare le nostre mani sotto i glutei per aiutarci nella posizione. Spingiamo bene l'ombelico verso la spina dorsale. Allunghiamo i piedi. 3, 2, 1, via. Sforbiciata. Il cuore attivo, le gambe dritte, alterno una gamba e l'altra. Continuo a respirare. Cinque, due, uno, stop! Andiamo a posizionarci in plank. Quindi le mani sono esattamente sotto le spalle. Allunghiamo prima un piede, poi l'altro e rimaniamo in plank statico per 45 secondi. Anche qui l'addome è contratto, i glutei sono attivi, così come le spalle e le mani.
10 secondi. Quattro, tre, due, uno e stop. Rimaniamo qui perché facciamo l'ultimo esercizio, un altro plank in cui andremo a toccare una spalla e poi l'altra. 5, 4, 3, 2, 1. Se ho bisogno di maggiore stabilità in questo esercizio, posso aprire leggermente i piedi. Cerco di tenere la schiena immobile. Immagino di avere un bicchiere d'acqua pieno che non voglio far cadere dalla schiena. Mancano 15 secondi. 4, 3, 2, 1, stop. Ci rilassiamo e ci riposiamo. Abbiamo completato il nostro allenamento, i nostri esercizi per gli addominali e adesso possiamo dedicarci allo stretching. Quindi inspiro, mi allungo in alto, in alto, in alto, con le braccia unisco i palmi sopra la mia testa e allungo. Stendo il più possibile le braccia e espiro e scendo. Appoggio la mano destra oltre il fianco destro e la mano sinistra si allunga verso l'alto. Rivolgo lo sguardo verso il cielo, apro bene il petto e rimango qui in allungamento per qualche secondo. Torno al centro lentamente, cambio. Torno al centro. Ora afferro il mio ginocchio destro con la mano sinistra, vado in torsione, allungandomi, aprendo bene il petto. Torno al centro, faccio la stessa cosa dall'altro lato, quindi afferro con la mano destra il mio ginocchio sinistro. E torno. Apro leggermente le gambe, avanzo con le mani, sempre tenendo la schiena dritta, sentendo un piacevole allungamento della parte posteriore di tutta la gamba. Non importa quanto scendo con le mani, cerco di camminare ancora un pochino avanti. Cammino indietro, torno. Di nuovo allungo il mio braccio destro verso sinistra. Guardo in alto, respiro un paio di volte, torno al centro e stessa cosa dall'altro lato. Piano piano torno al centro, chiudo di nuovo le gambe e andiamo a fare l'ultimo esercizio di rilassamento. Mi siedo sui talloni. Andiamo nella posizione del bambino, allungo le braccia in avanti, appoggio la fronte a terra e rimango in questa posizione per qualche respiro. Mi faccio avvolgere a questo sentimento di gratitudine che
che provo nei confronti di questo luogo, della terra che mi ospita e di queste meraviglie che mi circondano. Piano piano sollevo la testa, torno al centro e grata per questo meraviglioso allenamento in uno dei posti più magici di Lecco. Io ringrazio chi mi ha seguito e spero di vedervi alla prossima puntata.